fatto erigere nel 27 a.C. dal console Marco Agrippa sul luogo dove la leggenda vuole venne ucciso e poi nascosto Romolo, il Pantheon, grazie al rifacimento effettuato da Adriano nel 130 d.C. e la trasformazione in chiesa avvenuta nel 609, è il monumento della Roma antica meglio conservato. Dalla rotondità del Pantheon prese il nome la piazza antistante, detta appunto della Rotonda. Nel 1575 Giacomo della Porta, su incarico di Papa Gregorio XIII Boncompagni, progettò la fontana da collocare al centro della piazza. Essa fu sostituita dall'attuale nel 1711 su ordine di Papa Clemente XI Albani. L'architetto Filippo Barignoni sostituì il catino con una scogliera sulla quale fu posto l'obelisco di Ramsete II, alto 6 metri ed ornato alla base da 6 delfini eseguiti dallo scultore Vincenzo Felici. Entriamo ora nell'interno del Pantheon per vedere la famosa cupola con il foro centrale di un diametro di 9 metri, da dove, secondo la leggenda, fuggirono i diavoli quando il tempio fu consacrato in chiesa. Nell'interno sono ospitate le spoglie di Raffaello Sanzio e dei Re d'Italia.